tipica ferita d'arma da fuoco. Ferita d'arma da fuoco, due. Sì, la vendetta. Bastardi, accidi, bastardi. La non, su giù, gli accidi, la non. La non, giù, la non, sei. Oh, per piacere, volevo far silenzio qua. Dove siamo? Una commedia di Mario Mero. Giù la gamba, giù la gamba. Questa è una clinica. Com'è successa sta cosa? Dimmi, dai, racconti. Dottore, scusate, dottore. Lo vedete quell'individuo che sta lì sotto le tigre? Guardate, sì. Lo state guardando. Vabbè, basta. Ha avuto l'ardire di venire a spacciare droga nel mio quartiere. Sì. Bastardo! E ovviamente tu ti sei fatto giustizia da solo. Dottore, ma io non riesco a dare torto a questa povera gente. Ah, no, eh? Sì, la società civile sta reagendo. Però non sono esacerbati dalla malavita. Non possono più. Non è vero, lei sta reagendo. Come? Non aveva reagito. Uve. In quella zona, gli spacciai a slu. Si capisce? Bastardo! Non si può, non devi reagire. Non ci sono persone. Calma, calma. Oh, buona, io me ne. E la miseria, esci così. Dai, giù raga, fermo. Giù raga. E allora, come si chiama lei? Picciafuoco Giovanni, dell'uomonimo clan. Dove è residente, signor Picciafuoco? Diciamo che come clan gestiamo Iapigia, Carbonara 1, 2. Fra qualche giorno entriamo a Ceglie lo Seto, stiamo organizzando una joint venture. Picciafuoco, queste cose lei le dirà al magistrato. Io voglio solo sapere dove abita. Babù? A Barialto. C'è presente, dottore, le ville create da Aldo Rossi? Me? Me, Yundkedia. Ma dove ci sei, dottore? Dottore! Vuoi che chiami il medico? Eh? Lo chiamo io. Sì? Ma che basket di Milano, ma chiamo qualche tu? Vai, chiamare il medico? Tu dottore, sì, tu dove vuoi fare? Giovanni? Vada a chiamare. Dì. Non si può stare un attimo tranquilli qua. Adosta. Adosta. Ci ho gli ecchesma. Ma dai! Medea. Ci devi fa? C'ho la mia laga, mi fa. La mia laga. E mo la puoi muovere? Non da, non la puoi smettere, te fa sbagliare. Disgraziata, c'è questo assassino, eh? C'è questo assassino. Assassino disgraziato, ladro, spacciatore, ci fate mio marito. Capita, non è questo. No, qua non è cosa proprio più. Non è cosa più. Ci aldi sta amato. Giovanna, bella bella, che se mi chiede, non è ci aldi. Sarà pur tua moglie, ma è una amata. Grid come una amata. E che fa spara? Eh sì, quando vuole, signora, a disposizione. Ora me, se sa, qui c'è un ubizzo di famiglia, come si alza spara? Boh, c'è magia. Boh! Ehi! Ehi! Laga! Non fa male! Ecco, sento. Hai il sera! Facevi il lavoro fuoco! Strano che... Oh, ha passato, laga! È passata la gamba, non fa schiuma male, non mi, no, la gamba non fa schiuma. Senti, bello. Ieri sera ti faceva male la gamba. No, da quello grittanza, no. E non abbiamo dormito. Oggi non dobbiamo dormire perché la gamba non ti fa male. Era per informarvi che la gamba è guarita. E ci me ne frega a me della gamba, tu. Vabbè, madonna, me. Non ti stai, non ti stai, non ti stai, giro. No, non ti stai una mesica. Quando un favore te l'ho potuto fare, non tu so fatto, Jay! Allora, per piacere, scusa, Picciafuoco, mi fai a me un favore. A Spinupe? Puoi parlare un po' più zitto. Fate zitto, il volume della telefonata tu a decidere, chiaro? Chiarissimo, altrimenti appena esci mi spari. Bravo, uvi che usai allora, non posso parlare al telefono. Parla al telefono. Ma, Gino, non si perde la cap, Jay, scusa, ehi, Dina... A un grossista, quando la paga la roba, oh, la paga 5 euro, un mese di ricarica, nu, 2 metri, e vale la pena che fate gamma, allora. Ehi, Fenaca, vedo waiter, vedo waiter, ciao. E a te, tu so dire che quando si mette a sparare? Come, te l'ho ricordato io prima. Ah, vabbè, beh, grazie. Prego. Per il reparto uomini. Me dai, hai messo qualche cosa da mangiare? Robbi canarmi, sai, non è che non ci manco che è così che i cellulari in reparto devono essere rigorosamente spenti.
Io. Spenga immediatamente il cellulare. Sto cantando, tenevo un trattato, un treno. Spenga immediatamente il cellulare. Per favore, spenga il cellulare. Vabbè, lo faccio perché sei tu, dottore. Se no, Custo non sa perché avessi già sparato. Picciafuoco, in reparto i cellulari devono stare spenti. Il primario non vuole che si accendano, chiaro? Lei è il piantone di guardia? Vincenzo, Vincenzo, presente. Può mettere a verbale le minacce del qui presente paziente? Come no? E di cosa l'ha minacciato? Mi ha minacciato di morte. Scusi, per caso perché ha detto che la deve sparare? Esattamente. Ah no, io caro, tu dici a tu. A me non lo dice, lo voglio a verbale. Non tu dico, non te lo dico. Così gli spariamo pure un proiettile. Ma ci fa mandare. Non ti preoccupare, dottore. Comunque lo mettiamo a verbale, che non spariamo. Non spariamo i proiettili. Vita verbale. Lucia, vieni! Non è cosa d'ora stanotte, io non lo so. Lucia! Ma tu l'hai una mannasta Lucia di chi? Lucia! Dove sei andata? Da sola? E Lella! Lucia! Già fu'. E mo' mi ha fa sparare. E fornisce. Che bello, vero? Lucia! 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 Oh, mamma mia! Cazzo, rispo una mazza di piatto prima! Ma dormo, dormo! Che dobbiamo andare prima? Voglio sparare da tanto pistola, come state? Quando esco, piccia fuori! Quando esco, al cuore! Da sì, che è! Lucia! Ancora la fornisce, piccia fuori! Lucia, ti snordo! Lucia! Dal DJ, da! Oh, e chi è? Boh, sì! Boh, chi è? Strazza la mutanza! Beh, potente! Dai, dai, è forza, mosca! Oh, via! Piccia fuoco! Vedi, ma noi ci conosciamo ormai da troppo tempo, vero? Sto già al terzo ricovero, Dio mai! Benissimo, quindi ci possiamo parlare in maniera free. Vai, vai, senza problemi, Dio mai! Quindi ti fa una conversazione senza avere problemi. No, vai tranquillo, vai! Asseda, Romufoschet, che sta canzone! Aspetta. Cioè, non ti piace? Non ti piace? E c'è Mosche che... Ma dico io, ma quante cassette di Stucci da Alessio c'ha? Dalla prima all'ultima. Oh, è questa che abbiamo appena ascoltato. Può essere l'ultima? Non ti piace? Cambiamo genere? No, lo so, dimmi, tanto noi... Dio me, noi masterizziamo tutto, vai tranquillo. Tutto. Tu dici preferenze, tu. Tu masterizzi solo canzone napoletana battuta. No, noi abbiamo di tutto. Tutto il cantando, Tutto. Tutto, tu, mettimi la prova, per vedere. Guarda che ti metto alla prova. Dai, senti. Allora, a me. Led Zeppelin. E ci so che? Vabbè, lo sapevi. Ce ne sei tu, ci capisci. Vabbè, ci coscando chi se Zeppelin. Wow, atala. Led Zeppelin. Sì, sono supposto Led Zeppelin. Led Zeppelin. Wow, atala. E com'è che sta la cosa? Te la faccio sentire? Ma io sono confuso. You need hule, ben hama hule, come on your face, to make an gule. Aspia, io non la so, spero. Dai, tu, ma come chiama? Tu, bellissimo. Via, che fuoco, cosa parla che sei? La chiamati, Clavos, non dà a fare l'uncle di... Veramente? No, vedi, Onofrio. Non parte la telefona. Non parte, la Donofrio. Nofre! E scelto, Madonna, questo è una categoria, è un portento. Via. Questo telefono. Poi ci sono fatto capire. Nofre! Oh, di che stanno a Mikda? Voglio essere masterizzato un cantante? No, io non lo so, ma tu pasca ieri.
Bracoma! Signor Onofrio? Sì, Led Zeppelin. Quella che fa... Va bene? Sì, glielo ripasso subito. Ma capè? Oh, ma no, oh, ad affesso! Ma se rizzi show, c'è chi è? Ehi, come non lo fai show? Da spark! Vabbè, muove. Sì, muove. Muove, serio? Io, gra. Voglio, ma tu ci potevi, e si è, la RCA. Veramente potentissimo. Lo dice la canzone. Qui c'è fuoco. E tu, pigliati, vado a me. Ringrazio, sei stato gentilissimo. No, ma da te no. Un miracolo. Un piacere, ma posso andare a Giusalè? Da spaccare le vetre. Posso? Ci vuole fregare. Vai, fa, sei, cami, vai. Vado a me. A spazio, quando vuoi. Vai, vai, agisci con tranquillità. Vai Gigi, attacca lei! Togli! Vai da lei! Lucia, mi lasci di Giuseppe! Lucia! Pubblicità! Finita la pubblicità. Ma cosa ti chiede il corso? Panza! Oh! Ma te! Oi! Il CD di D'Alessio te lo lascio? No, no, portatelo, lo so a memoria. Ma non va? Sono barato. Lo portalo, ci fa. Sì, la sigaretta contrabbando, la lasco il cartone. No, non fumo, grazie. E le cash de beer che sono sotto lì, ma la cash de beer? Ma tu sai che i bev... Non sono mai bevuto. Mo te ne vinco le cash de beer. Vabbè, ci me lo porto il caffè, Panza. E pic pic venga a rete do, lì è pronto. Certo, ma tu, pur quando andai a cima, da fastidio. Lo sai, che diciamo la stessa cosa. Voglio, tu sei un picco esaurito ultimamente, voglio, fatti vedere, voglio, ma c'è chi? No, almeno un mese che non dormo. Ma dai, e ho sentito, dottore, fate venati. Sono fatti, me la vedo io questo fatto. Anzi, ci tengo a dire una cosa a te, Giafuè, ti voglio proprio dare un consiglio. Tu appena esci... Senza qualche sparatorio probabilmente l'affronterà. Stiamo sotto al cielo, pazzè. Quindi una damnità. Sì. Tu qua non venire. Perché? Alla prossima sparatoria non si venendo. E perché non venire, pazzè? Devi andare al di Venere a carbonara. E perché esci te? Oh, tu non sai ci stai a carbonara? No. Ma ospedale di Venere, festa con Tim. Sì, la sera si balla, te. Ogni sera balla. Oh, te, la Monica, le suore... Fanno i DJ. Mo, bellissimo, vai! Adesso ballo come transatlantico, che tutta la notte, Bellissimo. Ogni sera la notte balla. Ci deve fare un casino, Rimini? No, zero in confronto a questo ospedale. Oh, vuoi che te? Vedè. No, vai, è bella, Pazzè. Bellissimo, te lo consiglio. No, Pazzè, non vuoi sentire. E perché? No, mi sento male. Mi sento di tradire lo dottor che sono dopo, capito? Ci sono frega lo dottor di te, dai! Ah, invece, non voglio fare un torto proprio a te, non lo voglio fare. No, io lo so che tu mi sia amica a me. Io pur di rimanere solo qua, guarda,
sola, ma preferisco una mixta e meglio, al di venere, tic 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 tic. No, no, Panzè, no, 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 io ho rispetto per te, mi piace che è venuto e di chiare a te. Panzè, io torno qua. Ma vieni qua, me ne voglio io di venere. Ehi, hey, dottoressa. Che c'è fuoco? Beh. Allora, vai via? Eh sì, io la volevo ringraziare veramente per tutto quello che avete fatto. Abbi cura di te. Volevo ringraziarla per quello che avete fatto per me assai, diciamo, perché io ho una umana... cioè, non so parlare come a voi, però volevo dire che l'umanità che ho trovato qua non c'è stata da nessuna parte. In bocca al lupo, mi raccomando. Crepi, il lupo. Poi mi sono permesso di fare un ricordino per il vostro matrimonio a te e a Giorgio. Ma non dovevi, dai. Vabbè, com'è? Non dovevo fare un ricordino agli sposi, diciamo. Mi sono permesso di una cosa piccolina, diciamo, non è che... E che cosa? Lo devo dire. Il faro di Bari. Il faro? Non dite niente. È tutto vostro. L'ho comprato dal demanio militare. Ma non dovevi farlo. Non dovevi. O mudevo, non mudevo, dottore. Capisco con te. Su, non è che... Non dite niente, prendetevelo. E sotto c'è pure la casa del faro, eh? Quella è tutta vostra e passerete le notti belle là. Hai pensato a tutto? A cosa mia. Cioè, tutto questo faro a voi e... Così la notte, quando sto sopra lungomare, vedo quella luce che spara dal faro. Penso a voi due che vi volete bene e... Ma che me ne faccio, non metto a piangere, ma che invoca strada. Grazie, comunque grazie. No, che grazie. Posso salutarti? Che... Posso, dobbiamo. Ma oh, che profumo ci avete? C'è fuoco. Ma che invoca spara qualche dose, no? Mi commuove, mi viene la... Ciao amici. Ciao, piccio fuoco. Mi raccomando. Ciao, piccio fuoco. Permesso? Picciofo, ma che ci fai qui? La volevo ringraziare, dottor. Dottor, tu sei proprio... Dottor. Ci fa piacere. Volevo ringraziare a voi e a Gigi D'Alessio per come è andata a finire. Lascia stare me e Gigi D'Alessio, tu piuttosto come ti senti? Stai meglio? Ti senti diciamo meglio? Diciamo che sì, però me la sono vista proprio, dottor. Picciofoco, io ti dico, ti do questo consiglio, proprio perché ti voglio bene, guarda, la prossima volta può essere quella fatale, le sparatorie, da parte, basta. Il libro sparato, insomma, io mi sento realizzato quando spark. Sì. Sparo, ergo sum. Facciamo una cosa, tranquillizzati da subito, adesso te ne torni in camera, ti metti a letto, ti bevi il tuo bel tazzone di latte e basta. Okay? Sarebbe, ti ho fatto il latte, dottor. Per forza, Picciofoco. Qui io oggi ho tanto da fare, domani sai che mi sposo, no? Oh, è arrivato il giorno. È arrivato il giorno. Serve qualcosa, dottor? Sì, che te ne vai in camera, stai zitto, fermo e buono, perché domma fa il game, va buon Picciofoco. E la sposa? Non vedo la sposa in giro. La sposa sta tornando adesso, è andata a provare il suo abito. Allora, domani sera è la festa, diciamo. Domani sera consumiamo, sì, dai. Consumiamo. Ehi, e poi non darmi al no, non consumare tutti insieme. Jetbag, dottor. Come era il film? Quando scendere sopra la neve, con la spada, da classe, e che drazzi da basco stiamo aspettando. Io avrei voluto vederla, francamente, però dice che non si può. Non si può vedere. No. Però mi immagino che siete belli a vederli. È vero? Io la sto vedendo. Come penso che anche gli spettatori stanno vedendo se dalla regia mandiamo il contributo. Dottor, tu non ti chiami andando, ed è perché porta male a vedere la zitta. Ma perché anche dalla televisione? Oh! Io capite la stessa storia. A che bandiamo mi chiama l'app della spa? Cioè non mi chiama la manavda sola che si è. La spieghè che è cristiano, spieghettisca. No. Ci bie? L'app di Jeff Stuart Prim de Psen. Si spara, falgiate. E sulle fredde che non guardatela, dottor. Porto male, chiamo della città prima quasi. Vabbè, bene. Bravo, manca sei. Vai! Giorgio Clone! Vai a letto, Picciofoco. A me, dottor, che l'acqua è vas! Marcè, parli con me. Qual è il mio problema? Volevo sapere se Monica è a casa. Questo è tutto problema.
Ma perché mi puoi aiutare? Perché sa che fico, parce. Tieni, fa scrutare per me. Gli occhi me, con due piccini, non tanto. Vuoi il numero? No, uno, ma date un nome solo. Monica. Ma tu non ci siete mai un mignolo? No, un piccino. Sì, io la chiamavo Tenerezza. Tenerezza. Problema, non grazie. Tenerezza! Vai, ci tenere. Niente. Non lo so, descrivi, come è Ed? Fisicamente? Bella, alta, messa bene, insomma. E a men come stai? Molto forte. Sei chi è? Sì. Adesso capi, alla fine, sbanisce. Monica Lasset Man! Yes, sure. Squilla. Yes, sure. Squilla, ma non risponde più. Com'è che non risponde nessuno? Non risponde nessuno, vuol dire che non c'è nessuno dalla casa, allora. Vabbè, il telefono qua dentro, non c'è nessuno. Riproviamo più tardi, vai, Cimani. Riproviamo più tardi. La facciamo più tardi questa telefonata? La faccio. Ma cioè, stai tranquillo, tanto, sta per dolce, ma sta a fare. Ma aspetta, devo fare una chiamata a un amico mio. Ah, sì. Pibe de Porco. E chi è? Amico mio, sincero, cioè, non che se la faccio. Dimmi una cosa, qual è l'indirizzo di Monica? Vuoi l'indirizzo? Preciso, vai, che questo non è che sa tanto. Via Don Bosco 121, interno 8. Stai pure? 8. Allora, via Don Bosco 121, interno 8. Uè, va a vedere. Pip de Poa! E c'è il che sa. Ehi! Pipe! Andatia! Ehi, si draca! Adesso via Don Bosco 122. Interno 8. Se l'interni è. Mo da scegli, fuce! Beh, tu vai tranquillo. Amici, fammi sa... Se... Poi fammi sa peso! Non spark, scenda, scenda. Hai mandato il tuo amico a vedere se c'è Monica a casa? No, è uscito a vedere se c'è qualche cosa nell'appartamento. Però ci stai Monica, tu fai sapere, capito? Vabbè. Stai tranquillo, ci stai, Fugo. Ah, uè. E chi? Come la faccio questa? Se badone! Boh, pazzetto se capisci però! Foro? Oh! Boh, ecco, non si parla però! Oh! Boh, cari pronna! La canna ziga! Beh! Sì. Madonna, che cos'è? Un russo mio? No, no. Facevo calcio, ho aperto un muro sulla finestra, pazzè. Ah, ho capito. E tu per aprire la finestra ci fai spari. Sì. Ah, ho capito. Poco d'aria. Un po' d'aria, si fa pigliare aria. E dimmi una cosa, invece per aprire la macchina che fai? No, l'autobomb. È giusto, è giusto. E senti, devi aprire qualche altra finestra? O posso dormire? No, ti preoccupare, c'è qualche cosa da visca. Per piacere, avvisami, mi raccomando, mettimi al corrente. Va bene. Ti ringrazio, sai che io voglio sapere tutto. Stai tranquillo, pazzè. Sì, grazie. Ci conto, non deludermi. Stai tranquillo. Ciao. dell'87esima puntata. Marcello, no, finisci. Fabiano, finisci. Ma che rito, per favore. No. Sì. Pronti? Dai, te do se ti prendo. Scusa, metti i capelli. No. Scusami. Che sono da piangere. Attenzione.
La conosco. Non ho capito, me. No, no, no. No, faccio vedere che sei addormentato. Non fa la ridere, per piacere, se no. Per favore. Non sto facendo niente, che vuole andare? Faccio camminare per sei mesi, buca a tetra. Va bene. Oh, immagini di uscire con me. Via. Via. Ma no, Michele, aspetta un attimo. Ma vedi quello? Come estinto, dai.